l'approccio di San Sebastiano, solo che cioè un po' più buonasera. Buonasera. Io qua, ma madonna, che sa più qua? O c'è donna, si può, si è sopra una donna. La pressione a noi, sì. Club Futsal Parete a caccia del sogno playoff in questo finale di stagione, vittoria solo fra sempre nel limbo tra salvezza e playout. Il match inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare la cugina del presidente Mariniello venuta a mancare in settimana. Andiamo a vedere le fasi salienti del match, subito una chance per il team di Mangiacapra e Lanteri con questa conclusione di Inno. Il gol del vantaggio arriva su questa clamorosa autorete d'azione d'angolo, il tiro dell'ex Morra e la palla finisce in fondo al sacco, ma è il festival degli errori, lo commette anche in fase di impostazione. Qui il Vittoria solo fra proprio Morra e trova il gol dell'1-1. Inno, il palo colpito su questo calcio di punizione, poi un errore di Tamburrino su questo assist clamoroso di Nicodemo. Inno realizza così il gol del 2-1 con un pizzico di fortuna, la palla poi finisce in fondo al sacco e l'abbraccio al presidente Mariniello. Arriva anche la conclusione di Nicodemo alla distanza, Esposito che dopo questa splendida azione di Tamburrino riesce a trovare la conclusione mancina sotto misura vincente per il 3-1 del Club Futsal Parete. Ancora un'occasione per i padroni di casa con Tamburrino, la risposta dell'estremo difensore avversario, poi ci prova qui Morra con questa sassata e poi l'errore del numero 7 su questo assist incredibile, sempre la difesa del Club Futsal Parete, la parata di Tommasone, ripartenza con Inno che fa un gioco di prestigio e mette la palla in fondo al sacco per il gol del 4-1. C'è ancora il tempo nella prima frazione per chiudere la partita con questo siluro splendido all'incrocio dei pali di Tamburrino per il 5-1 del Club Futsal Parete, che non si accontenta e nella ripresa riesce a trovare il gol di Tamburrino, quello del 6-1. La partita praticamente finisce qui, c'è soltanto il tempo per arrotondare il punteggio. Il gol di Inno con il Vittoria Solofa che rischia il portiere di movimento, il gol del 7-1, poi c'è il gol del 7-2 dopo questa clamorosa traversa colpita da Tommasone, c'è il gol dell'8-2. Tommasone nel frattempo replica prendendo un'altra traversa, arriva il gol dell'8-3, quello dell'8-4 e poi a chiudere il punteggio sul 9-4 il gol di Paduano. Tutte le reti ogni volta sono state dedicate al presidente Mariniello in tribuna con un abbraccio. Il Club Futsal Parete continua il sogno playoff, difficile ma non impossibile in questo finale di stagione, per Vittoria Solofra una brutta battuta d'arresto, sempre come dicevano nel limbo dei playout.